Le immagini dall'uscita di Crotone per il secondo turno della Team Cup. Crotone Arezzo 4-2-4 per Di Donato, confermato con Belloni che diga Zini e Rolando per questo inedito poker offensivo dell'Arezzo. Dopo due minuti il doppio scambio Barberis-Messias con Barberis che traballa le foglie, trova il gol Pissardo battuto dopo due minuti. Poi Benali, doppio scambio con Messias, la palla arriva a Simi, al limite, altro gran tiro! E al sesto minuto il Crotone già in vantaggio 2-0. Ma dopo 4 minuti dall'angolo per l'Arezzo, Borghini al volo! Batte Cordaz 2-1 al decimo. Che dica, se ne va via così a Bellodi, finisce giù. Dice che calcio di rigore, l'arbitro Pezzuto di Lecce, va Belloni! E l'Arezzo trova il pareggio al sedicesimo. Poi addirittura Rolando, serve Zini che a porta vuota, porta l'Arezzo in vantaggio al 22esimo. La reazione del Crotone su questo gran tiro di Molina. Poi ancora Benali, tra i più scatenati del Crotone, parte un traversone, la palla in mezzo, danza davanti alla linea di porta sulla respinta di Luciani, il più lesto è Golemic che dà il 3-3 al 32esimo al Crotone. Qui siamo nel secondo tempo con Mustacchio che se ne va via, dentro ancora per Simi, palla che sorvola la porta di Pissardo, dall'angolo per il Crotone si accende una mischia, la palla arriva di nuovo a Golemic, prova a scaricarla fuori per un altro gran tiro di Benali, palla larga, il Crotone che aumenta gli sforzi per trovare il gol qualificazione. Attenzione ancora Molina, parte un altro traversone, tutto solo Zac, è entrato nel secondo tempo, dà il 4-3 al Crotone al 29esimo della ripresa, finisce 4-3 Arezzo che esce a testa altissima. I primi 10 minuti abbiamo subito la categoria, siamo entrati un po' spaventati e quando lasci degli spazi alla squadra come il Crotone e prendi gol. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita, a fare la nostra partita, a ribaltare il risultato e alla fine si è atteso il quarto gol, sono nati dalla nostra ingenuità che ci hanno compromesso la gara. Però io sono contento, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno giocato alla pari con una squadra di categoria superiore e quindi vuol dire che il lavoro che stiamo facendo inizia a essere abbastanza buono. Poi è normale, la condizione non è ancora ottimale. Alla fine ne avevo diversi con i crampi, però dispiace che il quarto gol sia arrivato appunto da una situazione molto leggibile, però fa parte del gioco e dell'esperienza. Beh, noi cerchiamo di fare un campionato importante quest'anno, quello sì, quindi sì, obiettivo playoff. E se sfuma al terzo turno l'incrocio con la Sampdoria, arriva comunque uno squadrone di Serie A allo stadio comunale Città di Arezzo sabato prossimo alle 19.30. Arriverà infatti la Roma di Fonseca per un'amichevole di lusso per tutto il popolo aretino.